Gentili telespettatori, buonasera, bentornati a Turnover, ultimo appuntamento del 2021 con la trasmissione che analizza il calcio dilettantistico di eccellenza, promozione e uno sguardo alla prima e seconda categoria. Iniziamo subito a parlare di eccellenza con il girone A giunto alla 14ª giornata. Questi risultati: Acerrana batte Virtus Campania 2-1, Città di Avellino batte Pomigliano 4-2, Forza e Coraggio Virtus Avellino vince la Virtus Avellino per 2-1, Grotta batte Mons Militum 2-1, Lioni batte Saviano 2-1, Cervinara batte Vissariano 4-0, Palmese Ottaviano rinviata perché nelle file dell'Ottaviano c'erano 5 giocatori con Covid. Classifica: Palmese 30 con una gara in meno, Acerrana 29, Virtus Avellino 28, Lioni 27 insieme al Cervinara, Grotta 24, Mons Militum 23, Virtus Campania 21, Pomigliano 18, Città di Avellino 17, Saviano 16, Ottaviano 8 con una gara in meno, Forza e Coraggio 6, chiude la Vissariano con un solo punto in classifica. Il prossimo turno, che sarà l'8 gennaio, vede queste gare: Mons Militum Palmese, Pomigliano Lioni, Virtus Avellino Grotta, Virtus Campania Città di Avellino, Saviano Cervinara, Ottaviano Acerrana, Ariano Forza e Coraggio. Nella classifica marcatori in testa c'è Longo con 9 gol, poi seguono Befi e Verrilli con 8, chiude Canavese con 7. Analizziamo la giornata: l'Acerrana batte la Virtus Campania e riesce ad posizionarsi in una posizione di classifica molto molto alta, è seconda ad un punto dalla Palmese, quindi sicuramente gli uomini della Acerrana con Longo in testa riescono a far bene. Di questa gara abbiamo i gol che vi mandiamo in onda. We'll be right back.
andando avanti parliamo di Città di Avellino Pomigliano, 4-2 il risultato finale. Il Città di Avellino scavalca il Saviano in classifica e sicuramente oggi vive un buon momento e si farà un buon Natale, anche se il cammino per la salvezza è ancora irto di ostacoli. Anche qui gol della gara. Forza e coraggio Virtus Avellino, la forza e coraggio era chiamata a secondo impegno casalingo e ancora una volta perde tra le mura amiche 2-1. La Virtus Avellino si impone, riesce a restare nella scia della Cerrana con 28 punti in classifica. Godiamoci i gol di questa gara. Come on.
Batte Mons Militum 2-1, qui era una delle più belle gare della giornata, sicuramente un impegno per mister Ciaramella importante perché doveva far capire dove poteva arrivare il Grotta. Alla fine è arrivata la vittoria in una gara dove le due squadre hanno dato il meglio di sé e soprattutto hanno dato vita ad una buona gara. Di questa gara abbiamo i gol con un'intervista. Ma che vuoi? Ma che vuoi?
Cazzo, cazzo! Vedi? Fuori! Fuori! È stata una gara che dove abbiamo dimostrato di avere tanta qualità, abbiamo saputo soffrire nei momenti della partita dove loro ci hanno creato qualche problema, soprattutto il primo tempo, dove noi restavamo un po' troppo schiacciati dietro e il secondo tempo abbiamo alzato molto la linea difensiva, siamo andati in avanti a pressarli e questo ha premiato. Devo ringraziare i ragazzi perché hanno fatto una partita veramente di grande intensità, di grande cuore, la società che mi ha permesso di piano piano di costruire questa squadra. Credo che noi abbiamo ancora tanti margini di miglioramento, avremo modo in questi giorni di sosta di poter lavorare bene 3 settimane e prepararci bene per la prossima partita, che è un altro impegno molto difficile, duro, contro la Virtus Avellino. Ci ha permesso anche di lavorare in serenità e anche dare ai ragazzi la possibilità di entrare in forma, perché parecchi di loro sono venuti anche dopo mesi di inattività. Quindi la strada è ancora lunga, però questa partita ci ha fatto capire che la squadra ha tanto cuore, tanta qualità e possiamo solo migliorare. Lioni batte Saviano 2-1, anche qui il Lioni era chiamato al secondo impegno consecutivo tra le mura amiche, alla fine è riuscito a vincere e ora è in classifica 27 punti. Gol di questa gara anche per gli uomini di mister Ferullo.
Andando avanti, parliamo ora del Cervinara. Cervinara che ha battuto la Vissariano per 4-0. Una Vissariana che è arrivata, rispetto alla gara di domenica scorsa contro il Lioni, è arrivata con 12 elementi. C'è stato un piccolo incidente a Capodilupo. Speriamo che tutto si sia risolto, anche perché è stata trasportata in ospedale, però sembrava che la cosa dovesse risolversi nel modo migliore. Non abbiamo avuto notizie in giornata, ma sicuramente tanti auguri vanno a Peppe Capodilupo, che è uomo importante per questa squadra. Ci diceva nelle interviste dopo gara che l'Ariano lotterà fino alla fine, prenderà qualche giocatore e soprattutto venderà cara la pelle. Contro il Cervinara abbiamo visto un Ariano molto remissivo, però un Cervinara che nonostante tanti infortuni è riuscito a brindare con un poker e a vincere l'ultima gara del 2021. Abbiamo gol e interviste a Mister Natale. Coquen, va il tiro Coquen, pallone che finisce in rete con la deviazione, 2-0, raddoppia il Cervinara con Coquen. Cervinara che passa con il numero 23 e va sul 2-0 in rete, c'è andato Coquen. Coquen, Petrone, che va il tiro, guadagna Rizzi, cerca di liberarsi per il tiro. Ancora Guida, che allarga a destra, pallone scaraventato al centro, ci mette il piede Palumbo. Guida lambisce il palo. Mettili ne spende, quindi non dovrebbe. Finisce così il primo tempo. Per la ripresa di Cervinara Vissariano, per chi solo ora si è collegato, ribadisco il risultato 2-0, partito in questo preciso istante. Drone. Russolillo. Stacca Guida, che non trova la porta, palla poco sopra l'avversario, ma apprezzabile azione del Cervinara che è andata al cross con Russolillo di sinistra. Ancora Coquen, guadagni Russolillo, calcio di punizione, palla al centro, Simone Cioffi. Passa al centro, stacca Teneriello, tira Guida, guadagni, entra in area, calcio di rigore per il Cervinara, fallo su Guadagni, parte Pedrone, Russolillo, rete, è un canovaggio già letto in un'altra gara, successe che tirò il calcio di rigore Simone Cioffi, si avventò Russolillo che ribadinghe in rete. Questa volta è successo diversamente, ha tirato Marco Pedrone, ha ribadito in gol Russolillo, sempre lesto a mettere il pallone. Quinto gol in stagione per Russolillo. Cervinara 3, Ariano 0. Va tutto bene Marco Pedrone, riparte Cervinara proprio con Pedrone, guadagni, cambia passo sulla posizione di Russolillo, ancora Russolillo, entra in area Pedrone, rete, quarto gol per il Cervinara e a segno ancora una volta Guadagni. Ancora Ariano in possesso di palla, Armonica, va al tiro, tiro di Armonico che finisce abbondantemente al lato, nulla di fatto. Coquen a cercare Guadagni, Guadagni in area, Casale va alla conclusione, angolo per Cervinara. Tenta la sortita l'Ariano con Coppola.
Cochen aveva tentato il passaggio verso Palumbo. Finisce così, dopo 7 secondi di recupero, l'arbitro decreta la fine delle ostilità. Cervinara batte Vissariano HD a 4-0, doppietta di Guadagni, gol di Russolillo e rete di del Cervinara al primo minuto. Con mister Natale per parlare dell'Ariano e del suo futuro più che altro che della gara. Mister, al di là della gara di oggi, a cui vanno i complimenti perché prima di tutto avete onorato il calcio nonostante la debacle della scorsa settimana, oggi 12 persone con qualche nuovo atleta fa capire che si vuole andare avanti, si vuole proseguire, si vuole essere, se si deve retrocedere, nel modo più giusto possibile. Sì, no, quello che ci fa andare avanti è proprio questo, di onorare il campionato, perché insomma domenica è stato un episodio perché c'è stato un fuggi-fuggi di 5-6 persone, non si è riuscito a mettere riparo perché insomma non c'erano i termini per farlo, perché insomma qua hanno ragione tutte, hanno ragione i ragazzi perché siamo in una situazione un attimino di difficoltà e abbiamo ragione noi dello staff che purtroppo abbiamo delle carenze, ha ragione la città di Ariano, ma purtroppo dobbiamo onorare il campionato nel miglior modo possibile. Oggi penso che malgrado eravamo un attimino così con qualche defezione, abbiamo fatto quello che abbiamo potuto con una buona squadra, quindi dobbiamo solo dire grazie a chi ci mette la faccia, ai ragazzi, perché per me sono delle persone veramente di grossa dignità. Chiuso il girone, di eccellenza, perché la Palmese, come abbiamo detto, non ha giocato, parliamo adesso del girone C, sempre di eccellenza, con questi risultati. Amalfi batte Virtus Cilento 3-0, Buccino batte Baronissi 1-0, a Castel San Giorgio Angri batte Castel San Giorgio 4-1, a San Marzano batte Alfaterna 4-1, Vigue Quenzi Agropoli 0-0, Calpazio Faiano 1-0, Scafatese Sant'Agnello 3-1, classifica San Marzano 34, Agropoli ed Angri 32, Scafatese 31, Buccino 25, Vigue Quenze 24, Amalfi 18, Alfaterna 16, Faiano 15, Sant'Agnello e Calpazio 14, Baronissi 12, Castel San Giorgio 11, Virtus Cilento chiude con un solo punto. Prossimo turno 8 gennaio, Sant'Agnello Castel San Giorgio, Faiano San Marzano, Agropoli Buccino, Alfaterna Vigue Quenze, Baronissi Amalfi, Angri Calpazio, Virtus Cilento Scafatese. Marcatori: 20 gol segnati da Meloni, 13 da Malafronte, 11 da Varsi, 8 per Margiotta e Di Giacomo. Analizzando la giornata, l'Amalfi aveva sulla sua strada la Virtus Cilento, una gara non facile, alla fine è riuscita a sfondarla l'Amalfi di mister Proto. Abbiamo gol e interviste. Una volta di fondo, una che di
Io sono comunque soddisfatto di quello che abbiamo fatto, non è facile ripartire da zero, ricostruire in toto, e quindi accettiamo quello che abbiamo fatto. Ovviamente dobbiamo migliorare, dobbiamo lavorare tanto, ma lo sappiamo e lo faremo. Mister, oggi si è visto in campo contro una Virtus Cilento che è venuta a lottare per portare a casa un punto nonostante la sua classifica. Si è visto in campo un Costa d'Amalfi determinato, voglioso, soprattutto con il nuovo acquisto lì davanti, Cuomo, l'entrata anche di Landro, ma anche il giovane Reale si sono comportati bene. Quindi tutto sommato una squadra che riesce, nonostante giochi con pedine non di primaria importanza, ad essere abbastanza bella a cospetto delle altre squadre. No, ma io penso che per il gruppo queste siano vittorie importantissime, perché quando ci mancano 3-4 giocatori importanti e tu comunque riesci a fare la partita, vuol dire che stai lavorando bene. Un'ultima domanda: arriverà qualche altro giocatore a rinvinguire la rosa? Questo lo deve chiedere al direttore della società, io faccio l'allenatore. È chiaro che io alleno tutti i ragazzi che sono in campo, ci metto il massimo come ce lo mettono pure loro. Se ci sarà l'occasione di prendere qualche ragazzo importante, sono sicuro che la società lo farà. Gli auguri di Natale da parte di Mister Proto e soprattutto un nuovo anno che sia ancora più ricco di soddisfazioni. Io gli auguri li voglio fare alla Costiera Amalfitana intera. Noi rappresentiamo la Costiera in tutta la Campania e mi auguro che i tifosi arriveranno ancora più numerosi al San Martino. Ne abbiamo bisogno, soprattutto nel girone di ritorno. Andando avanti parliamo della capolista San Marzano. San Marzano che vince per 4-1 e balza in vetta alla classifica approfittando del pari della Globo in casa del Vicequense. A tal proposito abbiamo gol che vi mandiamo in onda.
Bene, dopo aver parlato del girone C di Eccellenza, parliamo di promozione. Girone A, queste le gare: Castel Volturno 0, Virtus Godi 2, Cellole 2, Teano 1, Lusciano Vitulazio 1-1, Puglianello Vitulano 2-0, Aquile Rosanero 3, Sessana 5, Cavanese Villaliterno 1-1, Ponte Pietralcino 0-2. In vetta balza il Pietralcino di Calzone Sarginario Zotti, che si pone come sorpresa al campionato, 32 punti in classifica. Ottimo Natale per la squadra del San Padre Pio. Villaliterno 30, Sessana 27, Cellole 24, Puglianello 23, Caivanese 22, Lusciano 20, Castelvolturno 18, Ponte e Vitulazio 16, Virtus Godi 15, Vitulano 9, Teano 8, Aquile Rosanero 6. Il Virtus Godi del nuovo DS di Vigo, con tanti giocatori nuovi, riesce ad espugnare il campo del Castelvolturno e a iniziare la sua ascesa verso la parte consona della classifica, più consona al blasone della squadra. Mentre in vetta, abbiamo detto, lo Sporting Pietralcino batte a domicilio il Ponte, che aveva vinto il derby la settimana scorsa con il Vitulano. Vitulano che perde in casa del forte Puglianello per 2-0, anche se la compagine di mister Salvio Casale non ha demeritato. In vetta alla classifica Carronieri c'è Marraffino con 12 gol, segue Annunziata con 9, Castiello con 8 insieme a Di Monaco, Mincione ne ha 7. Prossimo turno: Sessana Cellole, Villaliterno Aquile Rosanero, Virtus Godi Puglianello, Vitulazio Caivanese, Pietralcino Castelvolturno, Teano Ponte, Vitulano Lusciano. Parliamo adesso del girone B, sempre di promozione. Questi risultati: Caratenuto Montoro 6-0, a Montesacchio San Vitaliano batte Montesacchio 4-1, Castelpodo Abellinum vince fuori casa l'Abellinum per 4-2, Bellizzi batte Gesualdo 2-1, Mano Calzati batte San Martino 4-1, a Bisaccia Cimitile batte Bisaccese 2-0, Solofra batte Baiano 4-1. Classifica: Abellinum 32, Caratenuto 31, Solofra 30, Gesualdo 29, Bellizzi 27, Cimitile 23, San Vitaliano Castelpodo 16, Baiano 15, Bisaccese 14, Montoro 11, San Martino 8, Mano Calzati 7. Del classifica cannonieri: Di Benedetto 15, Di Meo 11 insieme a Diallo, Spica 8, Zerillo 7. Prossimo turno, 8 gennaio, Abellinum Bellizzi, Cimitile Castelpodo, San Martino Montesarchio, San Vitaliano Solofra, Baiano Caratenuto, Gesualdo Mano Calzati, Montoro Bisaccese. Analizziamo la giornata: secco punteggio tennistico per Caratenuto, che si sbaraccia da Montoro per 6-0, quindi Caratenuto sempre più seconda forza del campionato. Il Montesarchio perde pezzi e perde in casa 4-1, anche se ieri ci ha detto il presidente D'Ambrosio che sono rientrati in società, anche se solo come forma di sponsorizzazione, dei vecchi soci, tra questi il vecchio presidente Mataluni. Speriamo che tutto riesca ad andare per il meglio, a chiudere una stagione un pochino così così, ma che a mio parere, con un Montesarchio unito, un Montesarchio forte come era l'anno scorso anno, forse avrebbe detto la sua nel campionato. Il Bellizzi 4-4 si pone a ridosso delle battistrada, 27 punti, battendo il Mano Calzati, battendo il Gesualdo, arriva quinto in classifica e sicuramente una squadra da tenere sotto osservazione. Mentre la Bellinum espugna il campo del Castelpodo di mister Cagnale e il Solofra batte il Baiano per 4-1. Tra proposito abbiamo gol e interviste. Attenzione a Penna, Penna in tiro, passa rete, Penna proprio lui, Solofra in vantaggio, mano e Penna, il Solofra è appena arrivato qui, l'ha messa dentro, 1-0, Spina può andare, Spina ancora in aria, passa la Spina in mezzo, Rapolo, 2-0, Nico Rapolo, sul punto di battuta ma anche De Stefano, va De Stefano, la traversa e poi colpo di testa e gol del Baiano che la riapre nei minuti finali. Per Fiume quest'oggi la partita è stata decisa dal primo all'ultimo. L'ultimo arrivato ha aperto le danze e poi il primo ha salvato, il primo nel senso Guerino Leo, il numero uno di questa squadra, ha salvato il gol del 2-2. Sì, Penna si è aggregato a noi venerdì, è l'ultimo regalo che ha fatto la società.
come under, sì, diciamo, l'ho buttato nella mischia 10 minuti alla fine proprio per cercare di vincerla e voglio dire, ho la sorte, ho l'intuito, mi ha dato ragione perché ci ha dato una mano, ha segnato il gol dell'1-0 e ha dato la palla per il 2-0. Su Guerino voglio dire una nota di merito perché veramente oggi ha fatto due interventi prodigiosi, ci ha salvato la gara all'ultimo minuto. Una gara comunque gestita bene, ad eccezione poi sul 2-0 ce la siamo complicata su una punizione e poi la parata al 90esimo che poteva essere una beffa. Una partita che è stata molto bloccata perché il Baiano ha difeso molto, poi sullo 0-0 addirittura stava per passare in vantaggio, il calcio è strano, poi alla fine è andata meglio a noi. Sì, è una partita gestita benissimo, senza mai correre un rischio, abbiamo tenuto benissimo il campo molto molto complicato, condizioni pietose del terreno di gioco, poi ad una disattenzione come accadono le squadre nel calcio ci poteva costare caro, però fortunatamente ci è andato bene e voglio dire il risultato sarebbe stato completamente ingiusto per quello che si era visto in campo fino a quel momento. Come ha visto il rientro di Spina? Spino è un ragazzo che già conosciamo, sta con noi da anni, oggi ha fatto un tempo, ha fatto l'assist del 2-0, è un ragazzo su cui io punto tanto, ma oggi bene tutti perché portare a casa un risultato su un campo del genere alla prima di campionato è molto importante. Andando avanti andiamo a chiudere su questo raggruppamento dicendo che purtroppo cade ancora una volta il San Martino, 4-1 in casa del Manuel Calzati. La situazione inizia ad essere pesante per gli uomini di mister Parisio, anche se c'è tutto un girone da recuperare. E il prossimo turno, non a caso, sarà quando si riprenderà a giocare San Martino-Montesacchio. Quindi sicuramente dopo Natale ci sarà da divertirsi con questa gara. Arriviamo alla parte finale, vale a dire quelle dei saluti, quelle degli auguri di un buon Natale da parte di tutta la redazione di User TV, sperando che il nostro programma, le nostre gare, le nostre interviste e soprattutto le tante dirette che facciamo siano di vostro interesse, siano di vostro godimento. Noi vi auguriamo, io personalmente, con Mario Melisi alla regia, un buon Natale, un felice anno nuovo e appuntamento l'8 gennaio con calcio dilettantistico, turnover, non perdete mai le nostre gare. Buonasera e buon Natale a tutti.